Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura all'immigrazione con Forza Italia che annuncia una mobilitazione sul tema. Gli azzurri per tutto questo mese si dedicheranno al controllo delle cooperative che lavorano sul territorio. In più c'è una proposta, quella di innalzare le tasse locali per chi fa business sull'accoglienza. Il servizio di Noemi Fratelli. Controllare il flusso dei immigrati e la loro collocazione nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative. E questo è l'obiettivo principale della mobilitazione, organizzata nei mesi di agosto, proposta dal gruppo regionale di Forza Italia. Sono circa 4.000 gli immigrati attualmente accolti in Abruzzo, circa 1.000 per provincia. Un giro d'affari troppo ampio, dicono gli azzurri, per non sospettare speculazioni. Circa 4 milioni di euro al mese, tanto costa il servizio di accoglienza, dice Fabrizio Di Stefano. Per questo occorre vigilare su eventuali abusi. Chiediamo e crediamo che le istituzioni debbano garantire legalità. La legalità la devono garantire gli amministratori locali e quindi i nostri sindaci si mobilitano, la legalità la deve garantire anche la prefettura e le istituzioni preposte a tutto quanto questo. Non è possibile che in un clima di questo genere ci sia chi sulle difficoltà di alcuni speculi e si arricchisca. Questo lo andremo a verificare e questo lo denunceremo. Nel fronteggiare questa emergenza, in prima linea ci sono i sindaci, soprattutto in territori di frontiera come quello di San Salvo. Il primo cittadino, Tiziana Magnacca, si impegnerà nel progetto che prevede il controllo degli immigrati, dei loro spostamenti e attività, per fermare il business che gira a discapito dei comuni. Non veniamo informati dei vari passaggi che ci sono dei migranti sul nostro territorio. A San Salvo erano arrivati 20 ragazzi del Bangladesh. Stamattina, grazie al comandante, ho saputo che comandante dei carabinieri, che sono arrivati a 66 nel giro di 10 giorni, 66 più altri 14 che ne abbiamo, contate quanti già ce ne sono. Non avere nessuna certezza in ordine a chi sono, a quanti ne sono e dove stanno, chiaramente ci pone in difficoltà, perché siamo consapevoli del fatto che queste persone vanno ad alimentare il mondo del mercato nero, il mercato nero del lavoro, il mercato nero della vendita delle merci contraffatte sulle nostre spiagge, sulle nostre strade. Da Forza Italia arriva anche una proposta: alzare la tassazione locale per chi si occupa di accoglienza, per restituire al territorio parte di ciò che lo Stato spende per immigrati. Ed ora l'emergenza caldo anche a Pescara, come in tutti gli ospedali d'Abruzzo. C'è un problema al pronto soccorso, problema di sovraffollamento per le tante persone che accusano malori e febbre alta proprio dovute alle temperature eccessive. Richiamati in servizio per questo medici e infermieri che erano in ferie. Sentiamo il manager dell'ASL Mancini, intervistato da Paolo Renzetti. Emergenza caldo in tutta Italia, anche in Abruzzo, anche a Pescara, direttore, dove il pronto soccorso ogni giorno in queste ultime settimane sta ricevendo un numero incredibile di pazienti. Certamente, noi rivolgiamo un appello a quanti possono evitare di recarsi in pronto soccorso, chiedendo loro di rivolgersi, come già fanno, ma ancora di più in questi giorni, ai medici curanti, ai medici di famiglia e alla guardia medica, alla continuità assistenziale. Questo perché molte situazioni minori, cali di pressione, disidratazione, malori, possono essere tranquillamente gestiti al di fuori del pronto soccorso. E quale pronto soccorso? Altrimenti si trova in difficoltà nei confronti dei casi veramente più gravi. Ed ora l'economia. Gli ultimi dati dello Svimez registrano un calo dell'Abruzzo sul piano economico. La UIL per questo propone di adottare tutte le misure a disposizione dell'amministrazione pubblica per aumentare il prodotto interno lordo. Sentiamo. L'Abruzzo necessita di una svolta. L'economia registra ancora dati in negativo. Mentre da un lato la crescita del sud si consolida, l'Abruzzo registra un calo dell'agricoltura e della produzione industriale del 2,2%. Così, nonostante la regione abbia i livelli di produzione di ricchezza più alti rispetto al resto del Mezzogiorno, il prodotto interno lordo è in diminuzione dello 0,2%. Maggiore è la preoccupazione se consideriamo che al calo della produzione industriale corrisponde nel trimestre del 2017 una pesante flessione degli occupati del 3,7%, mentre aumenta il tasso di disoccupazione all'1,4%.
Secondo lo Svimez, questi dati sono influenzati dalle politiche adottate nel 2005, che hanno condizionato negativamente il mercato del lavoro. Le aziende aumentano così le assunzioni part-time, favorendo la crescita di un tessuto industriale fragile. Questo quadro fa riflettere su come la crescita sia fragile se non è sostenuta da un tessuto industriale solido, commenta Michele Lombardo, segretario generale UIL Abruzzo. Secondo il sindacato, l'Abruzzo deve migliorare la sua capacità progettuale, adottando tutti i mezzi che ha a disposizione l'amministrazione pubblica abruzzese, a partire dal master plan e continuando con il patto per lo sviluppo e l'utilizzo dei fondi a disposizione del decreto Mezzogiorno. Gli abruzzesi emigrati in Canada hanno donato un macchinario diagnostico all'ospedale civile di Pescara. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore regionale all'emigrazione Donato Di Matteo e questa mattina in consiglio regionale a Pescara c'è stata la consegna simbolica. Vediamo. Assessore Di Matteo, oggi questa importante iniziativa che si tiene in consiglio regionale, questo importante regalo che gli emigranti canadesi hanno fatto alla ASL di Pescara, all'ospedale Santo Spirito. Ma io sono felice di questa bellissima iniziativa perché si dona uno strumento, un macchinario utilissimo e molto tecnologicamente avanzato per la cura della brachiterapia e la cura dei tumori. Devo ringraziare sentitamente come assessore all'emigrazione due validi uomini che rappresentano la storia della nostra emigrazione. Uno è Mario Cortellucci, il gran priore dei Cavalieri di Malta, oltre a essere un grande imprenditore che è riuscito nella vita a realizzare delle grandi operatività. L'altro è Luciano Benvenuto ed è uno che svolge funzioni importantissime nell'ambito della sicurezza dei magistrati. Sono due grandi uomini. Ecco, così come tanti altri, ma loro in modo particolare, tengono alto l'orgoglio di questa nostra regione. L'Abruzzo deve molto ai nostri emigrati, una riconoscenza, il sorriso, la capacità di essere disponibili sempre, accoglierli, a ritenere uno dei nostri. Io su questa politica sono 20 anni che ci lavoro, sono molto coinvolto da queste attività che rappresentano il nostro mondo all'estero. Io sono felice che oggi è una grande dimostrazione dell'affetto dei nostri abruzzesi che stanno in Canada. Com'è nata questa iniziativa? E per noi è la seconda volta perché abbiamo partecipato al terremotati dell'Aquila 3 anni fa, già una macchina già l'abbiamo dato 3 anni fa all'Aquila, allora abbiamo voluto rifare la stessa cosa per l'ospedale di Pescara che hanno accolto tanti terremotati e i vittime che hanno fortunatamente un disastro. Ci sono 1,4 milioni di italiani in Canada, allora sono orgoglioso, più orgoglioso perché io, il presidente, si trova a essere un abruzzese di qui. Allora questo per me è stato un grande progetto, specialmente con la collaborazione dei Cavalieri di Malta e sono fiero di essere qui e dire a tutta la popolazione qui in Abruzzo non sarai mai solo. Ora ci spostiamo a Francavilla dove Renzo Arbore è diventato cittadino onorario grazie alla cerimonia che si è tenuta questa mattina nel corso di un consiglio comunale solenne. Lungo il rapporto fra Francavilla e Renzo Arbore, rapporto che risale alla sua adolescenza e alla sua giovinezza. Vediamo il servizio con l'intervista. Una grande soddisfazione, una cittadinanza onoraria a Francavilla, un ritorno in gioventù, visto che lei veniva qui, maestro, a passare le vacanze. Sì, in adolescenza proprio, quindi un ricordo bellissimo di Francavilla, ma io poi sono tornato altre volte, di nascosto, perché venivo a vedere i luoghi dove avevo passato la mia infanzia. Sono andato a Francavilla, poi sono andato a Lanciano, poi sono andato anche a Chieti, adesso infatti vengo da lì. Lì ci sono i luoghi dove io ho passato questi anni bellissimi e terribili che erano gli anni della guerra, dove siamo stati anche bombardati, dove insomma noi eravamo una famiglia di 35 persone perché c'erano tutti i parenti, ci spostavamo e ci siamo spostati in 35 da Francavilla a Lanciano prima, in alberghi di fortuna e poi in Chieti dove abbiamo siamo stati ospitati al Circolo degli Amici e i ricordi sono bellissimi, li ho raccontati in un mio libro
che si chiama E se la vita fosse una jam session, perché la verità è quella. Abruzzo, terra accogliente. Abruzzo, terra accogliente. Abruzzo, terra accogliente e anche Molise. Lasciatevi spendere una parola per il Molise, perché io pure sono appassionato degli abruzzesi e dei molisani. Lo sappiamo, il mio Abruzzo, una volta l'ho scritto in un libro di Vittorio Sindoni, altro abruzzese, Romeo Abruzzo, e poi noi abbiamo le pecore, le cose, tutta la... Adesso mi manca Anduccio, dove sta Anduccio? Non è venuto ancora, arriverà in ritardo. L'ultima battuta, Francavilla, città che è cresciuta tanto negli ultimi anni. Certo, è quasi irriconoscibile per me, devi andare proprio a spulciare, perfino le piazzette che io mi ricordavo grandi eccetera sono piccole e circondate dagli edifici e tutta questa roba qua certo è diventata un bellissimo posto per passare le vacanze. Cosa si sente di dire al sindaco di Francavilla Luciani? Grazie, grazie, perché certamente insomma è un bel riconoscimento, lo ringrazio anche a nome dei miei genitori che sarebbero stati felici. All'Aquila a breve arriverà l'ordinanza anti-bottillon che vieta in maniera assoluta di portare alcolici in centro storico, alcolici acquistati all'interno dei supermercati. Si ritengono soddisfatti i commercianti, un po' meno i frequentatori della Movida ed è subito polemica il servizio della redazione aquilana. L'ordinanza anti-bottillon, che dovrebbe vietare il consumo in strada di alcolici portati da casa o acquistati al supermercato, non esiste ancora, o meglio, non è stata ancora firmata. Fino ad adesso è stata solo annunciata la notizia in una conferenza stampa tenuta sabato scorso dal sindaco Pierluigi Biondi insieme agli assessori Piccinini e Mannetti, come in una delle misure inserite in un nuovo pacchetto di norme riguardanti la viabilità e la fruibilità del centro storico. Malgrado il provvedimento debba ancora essere scritto, c'è già chi lo giudica. La nuova giunta, invece, giudica la sretta anti-bottillon necessaria per porre un freno ai fenomeni di degrado e di movida molesta che interessano il centro specialmente di giovedì sera. La prossima ordinanza è stata giudicata positivamente dai residenti e dai commercianti, i quali si dicono stanchi di assistere impotenti alla vista di decine di giovani che consumano alcol comprato ai supermercati proprio davanti ai loro locali. Così è stato organizzato un aperitivo autogestito in centro storico il 21 agosto per protestare contro la cosiddetta ordinanza anti-bottillon. L'invito provocazione ha già suscitato molte polemiche. A Pescara si svolgerà il 12 agosto la notte dello shopping che coinvolgerà dalle 18 all'alba gli esercizi commerciali del centro città. Dopo la notte bianca dell'Adriatico, dopo la notte dei saldi, altro appuntamento importante a Pescara in questa lunga estate, assessore, il 12 agosto ci sarà la notte dello shopping. Sì, un appuntamento importante, una notte, un evento dedicato interamente al commercio, con l'ausilio delle associazioni di categoria, di tutte le sigle, dei commercianti che sono parte attiva di questa bella iniziativa. Un'iniziativa che rilancia il concetto del centro commerciale naturale attraverso un'esperienza di marketing comune, una regia unica che porterà un evento a Pescara dedicato agli anni 50 e 60, dove ci aspettiamo davvero tantissime presenze. Sabato 12 saranno impegnati oltre 100 musicisti, 25 postazioni musicali, street band, in tutto quello che è il quadrilatero del commercio pescarese. È un'esperienza importante che viene dopo i grandi successi della Notte dell'Adriatico, della Notte dei Saldi, del Pescara Open Day con il concerto dei Morciba, e la settimana successiva sarà ancora estate con l'Adriatic Dance Festival, un festival di Ferragosto dedicato alla musica elettronica per i più giovani. Tauci, quanto sono importanti questi appuntamenti come la notte dello shopping del 12 agosto? Tantissimo, anche perché fanno parte di un quadro generale di rivitalizzazione dei centri urbani, tali per cui si può offrire la città al turista, al residente, anche come occasione di divertimento e shopping. Ci tenevamo tanto a organizzare anche un'altra serata, visto che gli altri eventi sono andati veramente bene, e ci si teneva a organizzare una serata. Insieme all'amministrazione abbiamo pensato questo stile anni 50-60, nella speranza che se riesce bene si può riprogrammare ogni anno e che a Pescara insomma arrivi tanta gente, perché è una bellissima città, quindi va rivalutata anche sotto questo punto di vista.
Un progetto culturale di censimento, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio di materiale fotografico e documentale, in gran parte sconosciuto ed inedito, appartenuto ad un giovane soldato di Mosciano Sant'Angelo, Serafino De Benedictis. L'iniziativa promossa dal comune moscianese, che riguarda la Grande Guerra, iniziativa in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Belle Arti e del Paesaggio d'Abruzzo, che ha ottenuto il finanziamento da parte del MIBACT. Ascoltiamo. Noi abbiamo presentato insieme con la soprintendenza di Chieti un progetto rivolto alla scoperta e al censimento, alla catalogazione e alla valorizzazione di un corpus di documenti e di fotografie assolutamente inedite di un cittadino moscianese, un giovane soldato classe 1891, Serafino De Benedictis, che ha rivestito un ruolo particolare, viene arruolato nel 1913 con un mestiere già acquisito, che è quello di tipografo, era anche un fotografo dilettante, ha avuto la fortuna di trovarsi non in trincea ma comunque in prima linea in zona di guerra per il comando supremo, quindi Roma e poi Udine e poi il Carso, e di vivere dal 15 al 18, l'anno della sua morte, muore giovanissimo in modo precoce a 27 anni, poter vivere direttamente i personaggi, gli avvenimenti e le evoluzioni della guerra, e quindi il materiale che lui ha prodotto e che poi è tornato alla famiglia, che oggi ne è proprietaria, quindi gli eredi De Benedictis, questo materiale costituisce una testimonianza eccezionale, inedita, in gran parte sfuggita tra l'altro alle maglie della censura, che oggi vorremmo valorizzare con questo progetto, che fortunatamente è stato accolto dal Ministero, finanziato, e che ci auguriamo possa avere un importantissimo valore formativo e culturale. Un progetto che si inserisce nel solco di una serie di iniziative che da alcuni anni, in vista del centenario della Grande Guerra dal 15 al 18, il Ministero ha voluto foraggiare, quindi sponsorizzare, e mi permetto di segnalare l'importanza dell'avvenuto finanziamento di questo progetto, perché tenete conto che su un budget nazionale di 70.000 euro una quota di oltre 10.000 euro è stata deputata proprio al progetto presentato tra l'amministrazione di Mosciano Sant'Angelo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Dal 10 agosto e fino al 9 di settembre al Via Isola Estate 2017, un ricco cartellone di eventi ad Isola del Gran Sasso, spettacoli, concerti, tradizioni e gastronomia, oltre a mostre ed escursioni nel programma della cittadina teramana, che è stato stilato in collaborazione con le associazioni del territorio. Quest'anno diciamo che gli eventi di Isola Estate assumono un significato particolare, ovvero esprimono la voglia di ripartire di un territorio, di guardare avanti, pur consapevoli di tutte le difficoltà che ci sono e che ci aspettano. Ed è per questo che voglio ringraziare tutte le associazioni, perché ci sarà un calendario veramente ricco di eventi. Inizieremo il 10 agosto ad Isola del Gran Sasso con il noto cabarettista e comico Uccio De Santis nella splendida location di San Gabriele, per poi proseguire l'11 e il 12 con delle manifestazioni nella frazione di Fano a Corno, e poi dal 11, 12 e 13 presso la frazione di San Massimo ci sarà la festa paesana organizzata dal Prologo di San Massimo, e dal 10 al 15 presso la frazione di San Pietro ci sarà invece la festa delle tradizioni con manifestazioni e spettacoli. E poi inizieranno le sagre, molto importanti per il nostro territorio. Infatti dal 12 al 15 ci sarà la 20ª edizione della Sagra della Pecora alla Callara presso Casale San Nicola. Subito dopo, dal 17 al 20, ci sarà la prima Sagra della Rossicina e del Formaggio Fritto presso Isola, organizzato dalla Proloco di Isola. E poi a seguire, dal 21 al 23, ci sarà la sagra dei Ciuffletti e Ceci presso la frazione di Cerchiara. Ora, tutto ciò poi sarà completato comunque da
escursioni nel nostro splendido territorio organizzato dalla CAI sezione di Isola, da percorsi nella natura, laboratori artistici, visite al Museo delle Acque organizzato dalla Scuola Verde di San Pietro. Inoltre ci sarà il secondo passo del Cammino dei Santi del Gran Sasso organizzato dall'Associazione Genius Loci, ci sarà la caccia al tesoro dal 4 al 10 settembre ed altre manifestazioni. Infine ci sarà dal 31 al 1 settembre la seconda mostra dell'artista Meglia Lucci ed altre mostre diciamo fotografiche di arte del Cinquecento. Quindi tutto ciò avverrà ai piedi del maestoso Gran Sasso e nel cuore della Valle Siciliana. A Santo Stefano di Torricella Sicura dal 10 al 13 di agosto ci sarà la 15ª edizione della Sagra della Pizzonda. Andrea Costantini. Elio De Paulis della Proloco di Santo Stefano di Torricella Sicura dal 10 al 13 di agosto, 15ª edizione della Sagra delle Pizzonde. Pronunciamolo bene, ecco, cosa accadrà? La pizzonda è un piatto tipico nostro, un piatto povero, usato dai nostri avi quando prima di andare nei campi la mattina usavano fare le pizzonde, che non è niente di trascendentale, lievito madre, acqua e farina. Noi questa riedizione la facciamo per la 15ª volta, dal 10, giovedì 10 fino a domenica 13. Le serate saranno allietate anche da eventi musicali, ci sarà Danilo Ciccolone, ci sarà Vittorio il Fenomeno. Il 12 ci sarà i musici e domenica per finire in Montepulciano, Tequila Montepulciano. Noi invitiamo tutte le persone che ci vogliono bene, perché dopo gli eventi sismici, il terremoto, unitamente alla neve, vogliamo rivivere un po' il nostro paese, far rivivere il nostro paese. Ecco, la pizzonda che viene fatta a Santo Stefano di Torricella, cosa di particolare? La presenza appunto del lievito madre? Sì, quella è la caratteristica principale. La servirete anche con qualche abbinamento particolare? Particolare, la facciamo con i peperoni, con le alici, con la salsiccia, la porchetta e col tartufo, che più ne ha ne metta. E in ultimo anche con la Nutella. Allora buon appetito. Grazie. Ed ora siamo allo sport, sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere la gara di sabato tra Brescia e Pescara, valevole per il terzo turno di Team Cup, la Coppa Italia, in attesa che rientri dalle vacanze. Il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, parla del prossimo campionato e anche di mercato. Sentiamo. Da una parte il mercato, dall'altro il secondo impegno ufficiale, quello di Team Cup di sabato prossimo a Brescia, per il quale è stato designato un arbitro di prestigio come Daniele Orsato di Schio. Il Pescara ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Poggio degli Ulivi, oggi una doppia seduta, domani singolo al mattino e in serata amichevole al Mariani Pavoni di Pineto contro la locale formazione militante in Serie D e con la quale da mesi è in atto una proficua sinergia. Saranno impiegati verosimilmente diversi giovani e presunte seconde linee, visto che due sere dopo ci sarà la sfida di Coppa. Intanto la partita di domenica scorsa è stata tipicamente zemaniana. Nonostante i carichi di lavoro, il Pescara ha denotato una grande facilità nel costruire azioni e andare in gol. In 120 minuti, 5 reti segnate e 4 quelle annullate. D'altro canto è stata evidente la fragilità nella fase difensiva, con il centravanti alabardato Armà, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, con una doppietta, una tripletta sfiorata e un gol annullato. Troppo, decisamente troppo anche per il Boemo, che si sa, per la fase difensiva ha sempre avuto una certa repulsione. Ma queste settimane dovranno servire per registrare qualcosa in vista del debutto in campionato con il Foggia. Giovamento potrebbe esserci per via del recupero di Campagnaro, che ha iniziato tardi la preparazione. Le note liete non mancano, Zampano e Mazzotta scendono tanto e regalano assist, Proietti denota personalità in regia, nel tridente ha brillato il baby dell'Atalanta Capone, mentre Pettinari conferma di aver iniziato benissimo la stagione, finalizza bene e alimenta una sana competizione con il potenziale titolare Ganz, il quale bene ha fatto anche egli domenica scorsa, entrando dalla panchina. Circa il mercato, sviluppi ufficiali si attendono, specie sull'asse caldissimo Ben Ali Sampdoria, al rientro del presidente Sebastiani in Grecia per vacanze. Il patrono biancazzurro ha però parlato nelle ultime ore con il portale Tutto Mercato Web. Il mercato? Siamo a posto, dichiara Sebastiani, faremo qualcosa soltanto
soltanto se uscisse qualche pezzo importante. Sul fronte delle cessioni aggiunge, beh, sicuramente Biraghi, Zampano e Benalì hanno richieste e attenzioni dalla Serie A. Non è facile trattenerli. Il numero uno del Delfino conferma l'interesse per l'esterno Carlos Embalo, per cui sarà importante capire quali sono le intenzioni del Palermo. Sul fronte campionato afferma, esclusi noi, Bari, Parma, Cremonese, Empoli, Palermo e Frosinone hanno qualcosa in più, ma ogni previsione poi viene sovvertita sul campo, guardate alcune squadre che sono salite in Serie A. La chiosa è per la cessione della società. Novità? No, chi vuole comprare fa come ha fatto Cellino, con i fatti, ma a Pescara ci sono tanti chiacchieroni, vogliamo fatti e non chiacchiere. E sempre restando al Pescara, Simone Pepe non è più il club manager della società del Delfino, lo comunica lo stesso ex giocatore biancazzurro che nella scorsa stagione ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per affiancare il presidente Sebastiani. Da un mese ho creato una società che si occupa di procura di calciatori e svolge attività di scouting in tutte le aree di maggiore interesse, dice Pepe, e per questo ringrazio il presidente Sebastiani di avermi concesso la possibilità di valutare un'opportunità lavorativa come quella di dirigente, ma ho preferito optare, conclude Pepe, per una nuova avventura con una società tutta mia. Ed ora ci occupiamo del Teramo a causa del ricorso al Collegio di Garanzia del CONI da parte del Rende, società che il Consiglio federale aveva escluso dal ripescaggio. La Lega Pro ha deciso di far slittare di 24 ore la presentazione dei calendari, che si terrà così alle 18 di venerdì 11 agosto, sempre però all'Aurum di Pescara. Il Teramo intanto prepara la seconda gara di Coppa Italia contro il Racing Fondi allo stadio Bonolis, partita del triangolare che è stata ufficialmente anticipata a sabato 12 agosto alle ore 18. Intanto da ieri con la squadra si allenano il reintegrato difensore Simone Sales e i neoacquisti Antonio Bacio Terracino e Kevin Varas. Ascoltiamo il centrocampista di origini ecuadoregne. Sì, è molto strano perché non me lo sarei mai aspettato, soprattutto visto che ci siamo ritrovati a difendere la categoria in due partite. Purtroppo è andata male nei miei confronti perché comunque ero nella squadra avversaria, però adesso comunque c'è stato questo interessamento da parte della società fortemente nei miei confronti e mi ha convinto subito la scelta. Tecnicamente sono un giocatore rapido, veloce, comunque il mio ruolo è fare la mezzala, destro, sinistra, indifferente, però diciamo che quest'anno mi sono adattato a fare altri ruoli e quindi starà a decidere al mister dove. Quindi anche a centrocampo? Anche a centrocampo a due, mi è capitato di fare pure il terzino e pure anche l'esterno alto. Senti, sei originario dell'Ecuador. Esatto. Sentiamo un bel italiano. Sì, sono di Brescia, d'Arfo Boario. Sono origine, ma tu sei nato sì. No, non sono nato in Italia. Sono nato in Ecuador e all'età di 10 anni sono venuto in Italia. Sicuramente fare sia a livello di squadra che personale aspetto. E penso che sia anche una questione d'obbligo fare un campionato molto più competitivo, diciamo, rispetto all'anno scorso, puntare a fare qualcos'altro, non arrivare a fine stagione a giocarci il campionato per non retrocedere. La società comunque vuole fare un campionato di alto vertice, puntare almeno ai playoff. Quindi vediamo, comunque dobbiamo partire coi piedi per terra e piano piano fare i punti. La squadra dei dipendenti dell'Università D'Annunzio di Chieti ha trionfato nella 24esima edizione del campionato nazionale dei dipendenti universitari che si è svolto a Villa Simius in Sardegna. Vestina News. E doppietta fu, sì, perché i rappresentanti del CRAD d'Annunziano, dal 24esimo campionato nazionale dei dipendenti universitari di calcio a 5 ANCIU, disputatosi per la seconda volta consecutiva nella splendida cornice di Villa Simius in Sardegna, tornano in terra abruzzese addirittura con due allori, la Supercoppa, la seconda in bacheca, e la vittoria del campionato 2017.
La spedizione dell'Ateneo di Chieti Pescara parte privo di alcune pedine importanti, a partire dal mister giocatore Alessio Peca e dal porterone Michele Abate. La gestione della squadra viene allora affidata a due dei più esperti in materia, Fabiano Di Muzio e Vito Guglielmi, nella veste di allenatore e giocatori. Nemmeno il tempo di ambientarsi e subito la Supercoppa contro il Cagliari, vincitrice della Coppa Italia 2016. Netta la vittoria della squadra abruzzese con il punteggio finale di 7-3, 5 gol di Muzio. E primo allora in bacheca. Nemmeno il tempo di festeggiare e il campionato 2017 metteva poi davanti l'Università Federico II di Napoli e l'Aquila in un girone a tre in cui a passare il turno era soltanto la prima classificata. Così la squadra annunziana ha dapprima battuto 3-2 la squadra campana e poi, in un derby molto sentito, la squadra aquilana con l'eloquente punteggio di 10-0. Nei quarti di finale l'Università d'Annunzio ha avuto la meglio sul Pisa 7-2 ed in semifinale sul Cosenza con il punteggio di 7-4. In finale contro l'Università di Palermo, gara tiratissima, ma che alla fine ha visto premiare l'Università d'Annunzio con il punteggio di 5-4. Via i festeggiamenti a fischio finale per il quinto titolo consecutivo dal 2011, condito, come detto, dal trofeo di Supercoppa e dal titolo di capocannoniere per l'eterno bomber e garanzia di questo sport, Fabiano Di Muzio. È tutto per la terza edizione del TG6, i prossimi appuntamenti domani mattina con la rassegna stampa e Mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona notte.